Siamo al Mondiale di Volley, la grande esclusiva della Rai con la nazionale di Chicco Blengini che deve subito dimenticare la pesante sconfitta con la Serbia. La partita infatti di domani con la Polonia diventa decisiva per il passaggio di turno. In diretta c'è Maurizio Colantoni, buonasera a te. Buonasera, buonasera dal Palalpi Tour di Torino. C'è subito una prima notizia perché la Russia è stata eliminata dal Mondiale. In semifinale Stati Uniti e Brasile. Si cerca di smaltire la sconfitta. L'Italia sta cercando di ritrovare la concentrazione per la sfida di domani con la Polonia, ma tutto passerà dalla gara di questa sera tra Serbia e Polonia. La Serbia dovrà battere la Polonia per far stare tranquilla l'Italia ed accompagnarla appunto alla grande sfida di domani. Io vi lascio con le espressioni di Simone Giannelli e Simone Anzani che ci raccontano un po' quello che è successo ieri durante la partita con la Serbia e quello che sarà verso il futuro di questa Italia. Linea poi allo studio. Niente, è successo che abbiamo incontrato una squadra che ha giocato una pallavolo di altissimo livello, una squadra che ci ha messo in difficoltà sin dall'inizio e purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione alle loro bombardate dalla linea 9 metri. Di queste partite qua ne abbiamo giocate tante, dove tornavamo in albergo a casa con le ossa rotte e ne siamo sempre ripartiti più forti. Quindi io penso che da questa partita bisogna prendere tante cose e farne tesoro, perché soprattutto da queste sconfitte secondo me si impara e si cresce. Come si può cambiare la marcia a questo mondiale, anche se il vostro destino passerà anche per la sfida Serbia-Polonia? Sì, questa è la cosa un po' più che mi fa un po' più, metto un po' più di tristezza, tra virgolette, perché dipendere dagli altri risultati è un po' brutto, no? E ovviamente è anche demerito nostro ieri che abbiamo perso, quindi anche demerito nostro, tra virgolette, che ci siamo trovati in questa situazione qua. Domani dipenderà un po' da quello che succede oggi, speriamo che in un risultato tra virgolette favorevole per poter poi giocarci tutto domani contro la Polonia.